È bello prendersi una pausa e riposare i piedi per un attimo. Sedersi qui fa pensare. La vita è come saccheggiare un vascello di merci destinato a Jamestown. Non sai mai cosa ti aspetta. Bene, mi sono riposato abbastanza. Ah, non c'è niente di meglio del profumo di un secchio di pesce marcio nel sole del mattino. È un piccolo, delizioso parco. Io vorrei tornare lì, ma... Non lo voglio. Sì. Ho sempre amato il profumo della palude. Quella fontana mi dà i brividi. Ecco, questo dovrebbe rendere la miscela più interessante. Ecco, la mia mistura dovrebbe avere un odore più piacevole. Ehi, odora esattamente come quel fazzoletto, ma un po' più forte. Quell'uccello mi dà i brividi. Ehi! Chi sei? E che cosa fai in casa mia? Sono Guybrush Threepwood, la macchina del sesso di Mele Island. Non farmi ridere, sei solo un altro pulcioso pirata. Il mio nome è Ozzy, Ozzy Mandrill. Questo nome mi suona familiare. Sei colui che è destinato a portare equilibrio nella forza? Non fare il furbo con me, Threepwood. Chi è furbo? Allora, permettimi di portare luce nei polverosi recessi del tuo cervello. Ozzy Mandrill è un uomo d'affari, un capitalista, uno speculatore immobiliare. Inoltre è il futuro re dei Caraibi. Ehi, sei tu il tizio che sta cercando di comprare lo Scum Bar? Lo Scum Bar? Quello è solo la punta del canguro. Sto comprando tutti i Caraibi. Perché ti stai comprando tutti i Caraibi? Perché sono un uomo che ha un sogno. Anche tu? A cosa somigliano i tuoi? Vedo dei Caraibi ripuliti dalla caotica delinquenza di pirati bevitori di grog. Dei Caraibi resi sicuri per l'ordinato consumismo di alberghi e ristoranti a tema formato famiglia. Dei Caraibi ripuliti dal sudiciume. Dei Caraibi che chiunque sarebbe fiero di mostrare alla sua mamma. Cavoli! I miei sogni riguardano più che altro i gelati. E come si inseriscono i miei compagni pirati nella tua utopia capitalista? Oh, verranno rieducati. Rieducati? Sì, l'economia di servizi dei Caraibi del futuro necessiterà di legioni di camerieri, inservienti, domestiche e lavapiatti.
Ma i pirati che non vorranno essere camerieri, inservienti e lavapiatti? Cosa ti fa credere che abbiano scelta? E cosa mi dici delle dozzine di imprese del settore servizi pirata? Verranno spazzate via, naturalmente. Queste isole non saranno mai più infestate da orribili baracche umide, viscidi negozi voodoo e malsane abitazioni di dubbia reputazione. Piuttosto, le nostre strade saranno ingentilite da abitazioni di classe, simpatici ristoranti a tema ed eleganti negozi di cianfro usaglie. E i negozi che non vorranno vendere? Alla fine vendono tutti, inevitabilmente. E i bambini? E c'entrano i bambini? Non lo so, pensavo solo di dovertelo chiedere. Sono stanco di stare ad ascoltare i tuoi sogni deliranti. E io sono stanco di parlarne. Cos'hai contro i pirati? Prima di tutto, i pirati puzzano. L'unica cosa che puzza più di un pirata sono due pirati. Già questo mi manda fuori di testa. Sì, giusto. C'è qualcos'altro che odi dei pirati? Non molto. Oltre al fatto che sono una rozza sottocultura di fannulloni ignoranti, il che rende impossibile ad un onesto uomo d'affari guadagnare il suo sudato denaro senza il terrore di venire saccheggiato e o rapinato? No, non molto, in effetti. Ah. Cosa sono tutti questi animali morti? Mi piace averli in giro. Mi ricordano da dove vengo. Il circo? L'Australia, imbecille. Oh. Il mio navigatore mi ha detto che sei in gamba con gli insulti. In gamba? Ascolta, pedicello. Forse non sai che i miei insulti mi hanno fatto vincere più di 500 duelli. Non c'è uomo, vivo o morto, che possa battere le mie fulminanti frecciate. Scommetto che io posso. Oh, davvero? E che tipo di duello suggerisci? Se vinco io, dovrai fare la danza del pollo nel centro della città. Bene. E se vinco, te ne andrai da casa mia. Affare fatto. Allora, che tipo di gara di insulti preferite? Limitiamoci ai fondamentali. Anga! Touché! No, basta coi cliché. La gente come te, di solito, la vedo svenuta nelle taverne. Anche prima di annusare il tuo fiato? Puzzi peggio di un cane di prateria. Non vedresti Babbo Natale nudo dalla cima di Coca-Burra. Ah, sì? Ti darò una rozzata di paracaribi. Puoi ripetere? Non ho sentito cosa hai detto. Credevo di essere stato chiaro. Ti darò una rozzata di paracaribi. Ho perso. Naturalmente. E adesso fuori da casa mia. Non ci tengo a vedere la creatura che ha deposto questo. Poverino, povero vombato gigante e in pericolo. Poverino, povero koala gigante e ottuso. Poverino, povero koala gigante e ottuso. Poverino, povero coccodrillo gigante, feroce e mangia uomini. Le armi non uccidono gli animali selvaggi. È Ozzy che lo fa. Poverino, povero dingo gigante e tenero. Poverino, povero canguro gigante, sventurato e condannato. Poverino, povero ornitorinco gigante e indifeso.
Poverino, povero dingo gigante e tenero. Ah, non credo che gli interessi. Cosa stai facendo? E cos'è questo puzzo terribile? Hai rovinato il mio ornitorinco! Oh, diavolo! Guarda cosa mi hai fatto fare! Ora dovrò ordinare un altro bastone! Pensavo che non se ne sarebbe mai andato. Sei ancora qui. È un odore anche troppo familiare. Benché non possa lamentarmi, perché Georgia M. Nebraska è il mio miglior cliente. Georgia M. Nebraska acquista da me protesi nasali regolarmente. Davvero? È un mio... buon amico? Sì, ho perso le sue tracce e... mi manca così tanto che ho creato una piccola miscela odorosa per ricordarmi di lui. Ok, troppe informazioni. Seguo una severa regola. Non chiedere, non odorare. Comunque, se sai dove posso trovare il mio amico, mi sarebbe di grande aiuto. Ah, sì, sicuro. Vive in mezzo alle paludi del tempo. Non puoi raggiungerlo se non hai le istruzioni che mi diede. Sono archiviate da qualche parte nel mio archivio Philomatic. Cerchiamole! Non posso. È da poco scappata Pongo, la mia scimmia archivista. Era l'unica che sapeva far funzionare il Philomatic. Di conseguenza, non so come recuperare la mappa. Ma se pensi di poterci riuscire, accomodati. I comandi sono qui. È una specie di documento. Sono le indicazioni per la casa di Pietro Naso di Legno. Strano. Assomiglia di più a un orario dei treni.